Sono tante le sfide che dovrà affrontare la sanità pubblica, molte di esse sono state sviscerate, discusse, poi si è arrivati anche a delle proposte proprio qui ad Arezzo al 18° Forum Risk Management in Sanità. Il focus della giornata conclusiva è stato sul cosiddetto welfare di comunità, integrazione cioè dei servizi socio-sanitari, una sfida resa sempre più complicata da quella che, nonostante gli annunci del ministro, sembra essere una coperta sempre corta. È il senatore Francesco Zaffini, presidente della 10ª Commissione Affari Sociali e Sanità, che si occupa anche di previdenza, ad esternare i suoi dubbi. Per quanto denaro noi continuiamo a mettere nella sanità pubblica, il serbatoio è bucato. La spesa in sanità, contrariamente a quello che viene raccontato, non è spesa, è investimento, perché si investe nella salute dei cittadini e quindi si deve agire col criterio dell'investimento, cioè tenere ben presente ex ante l'opportunità della spesa ed ex post i risultati, gli esiti. Dello stesso avviso anche Matteo Biffoni, presidente dell'ANCI, che dubita fortemente che le risorse così gestite possano sopperire ai bisogni. Diciamo, mi sembra che una buona parte di quelle risorse sono state allocate, vanno giustamente, doverosamente, legittimamente per il rinnovo contrattuale che è dovuto per legge. Se togliamo quello non avanza sto granché. Purtroppo, nonostante i proclami, c'è un taglio secco alle risorse per le regioni sui servizi sanitari. È un problema. Usciamo dal Covid con tutte le difficoltà che questo ha comportato. Abbiamo visto gli angeli, eccetera, abbiamo raccontato di un servizio sanitario nazionale che deve diventare sempre di più fiore all'occhiello e macchina egregiamente oliata per andare bene, e invece poi le risorse mancano. Dal forum escono quindi proposte e soluzioni che possano difendere e riformare il nostro sistema sanitario pubblico per renderlo ancora più vicino al cittadino. Tutte le sessioni, come avete visto, sono state popolate da tante genti, 1100 relatori da tutta Italia. Sono contento che il ministro che ha parlato ieri ci abbia dato appuntamento al Ministero per portare i risultati del forum, e noi lo faremo tra gennaio e febbraio. Una grande opportunità, perché no, anche economica, per la città di Arezzo. Mi auguro che le autorità i cittadine sappiano apprezzare questo, perché il forum, che cresce sempre di più, ha bisogno di avere attorno a sé una comunità aretina, prima di tutto le istituzioni, che ci aiutano a rendere questo evento sempre più importante.